I 10, Andrea, quali erano i primi tre? Ma senti, allora, Sulla carta, su quella chiaramente. violenta da Croda se ne parlava talmente tanto che però poi è debuttante. Io non reputo Lazzeni un bischero a cavallo, sicché ti dico, non lo so, sarebbero da rivedere. Poi c'era quel rombo dei Sedini che si stava aspettando tutti di vedere quello che poteva essere la prestazione di questo cavallo, che a livello qualitativo rispetto a questi secondo me non ci poteva correre come qualità di cavallo, come motore, come tempo di galoppo. E poi c'erano Sorighittu e Schietta, che erano cavalli che comunque avevano dimostrato particolare affidabilità nel palio precedente, però poi la condizione fisica dei cavalli non la conoscevi a ottobre, perché erano chi aveva smesso, chi è stato ripreso. E poi c'era. Che cavalli c'era? Ah C'era. no, e poi c'era Raoul, che era il cavallo che avremmo voluto montare da tutte le parti, che è il cavallo mio, lo conoscevo come le mie tasche, e in un lotto come questo poteva dire la sua. Infatti ha fatto il palio fino a che poi non è scivolato. Montina civetta. Tutte le volte, monta una civetta. Quante volte ci ha Tante, montato? ormai un paio di volte ci ho vinte, se no iniziava a dire, Mario, ora ci ha rotto anche i coglioni, andiamo a aria. No, invece lì è stato, guarda, la prima sera mi sarei ammazzato. Sono sceso da cavallo la sera della prima prova, mi sarei ucciso. Perché non mi era garbato, non stava al canape, prendeva il via, Infatti non ci circolò un po' la facevo. voce, probabilmente c'era, Ma no, smontavi, no? dal momento che poi mi ci mandi, dal momento che la contrada mi prende, mi accoglie, mi applaude, mi porta in trionfo già prima di montare su quel cavallo, io non vengo via più. Anche perché poi dove Vabbè. andavo? Qualche contrada c'era migliore, qualche soluzione, ma magari per strategia mi veniva male, cioè io lo fo anche di lavoro. E allora dico, senti, oh, tanto il palio d'ottobre, rischi di scendere da questo che non ti piace per montarne un altro che magari poi alla fine non ti convince. Sai Però che fa? poi quando La inizia a piacerti? mattina, perché io mi garbo la notte, che ruzzolai tutta la notte o me ne vesti. Mi si appiccicava lenzuoli a piedi bagnati, dico, ma non sapevo da che parte rifarmi, con un'ansia, perché dicevo questo. Se lo piglio le attive non mi entra il canapo, se lo piglio in un modo rischio di fare un rodeo lì dentro. Quando c'è bambini che sguardano dentro erano fazzoletti, pensavo, ma come fa a dirgli sta zitta un parco i bambini che quando passano avanti. L'ho pensate tutte, sicché entro nella stalla e fa, senti, io Ah, ci ha parlato? ci compio, no col cavallo, no, no, io vado dal veterinario, no, col No. cavallo ci monto, col veterinario ci parlo, poi al cavallo glielo dico, bravo, fai da bravo, vai forte e torna vincitore. Però no, no, compio e dissi, senti Pio, tanto io, bene o male, ormai ci sa un'affinità di lavoro, cioè si lavora proprio, si va in sintonia perfetta. Che gli dico, guarda, te continua tutta la tua preparazione, perché io di sta boncito, cioè non voglio. Però io bisogna che faccia come mi pare. E se si sciupa, nel senso, bisogna un po' io azzardi, perché io non posso arrivare alla sera del palio senza sapere quello che mi fa questo cavallo. Perché non lo riuscivo. Gli fa, se te, magari il cavallo si sente sempre meglio, si fa sempre più forte, e io lo risparmio, poi il giorno che gli do la via non so dove mi va. Guarda come si fa, gliela do sempre, e almeno, e poi si farà perché non c'è lo corno, c'era un entusiasmo incredibile in contrada, che tra l'altro ci saveva la banda tutte le sere, e io che partivo e davo Ti l'inno alla banda, no, è stato 4 giorni bellissimi, dico, e almeno ragazzi staranno bellini a bellini carichi. ma si può dire, Vabbè, oh, no, no, bellini cioè, cari, oggi scusate. nelle televisioni anche nazionali le parolacce sono No, vabbè, no, la volevo dette, dire. vabbè. Insomma, stavano bellini carichi per 4 giorni vedendo il giubbetto della civetta e comunque si divertivano a vedermi fa una prova, fa una partenza, tant'è che una volta partii primo e mi affrontai un violenta da Clodia. Ecco, tutto questo ti è servito molto per Sì, capire. perché poi mano a mano si andava avanti e facevo Pio. E lui mi faceva, Andrea, vai, ma siamo a posto, è perfetto, vai avanti, divertiti te, convinciti te, poi dopo arrivo la mattina della terza prova, il giorno della prova generale, quindi era la quarta prova, la prova generale, la quinta, la mattina della quarta prova, scappo via davanti a quel moto, perché c'era la tartuola che è uscita dal canapo, la iocciola che entrò, io mi accorsi di questo movimento, sicché partì e partì accanto al nicchio. E io ero lì preoccupato perché questo qui mi prendeva il via. Giovanni che spingeva e io lì a questa maniera, io lì ho detto ora se spingo mi sa che poi se ne accorgano, allora aspetta un po' piano piano e arrivo, però lì penso ormai un pochino l'idea,
che potessi farci il palio, quello sì, ci poteva stare. E da lì infatti si iniziò a tornare indietro, a rismettere di provare, perché a quel punto avevo provato quello, però lì ho fatto la prima, la seconda, la terza, la quarta prova, un giretto da palio quasi sempre, pigliavo le misure a cavalli, cercavo di farlo girare sempre più vicino al colonnino, anche perché è un cavallo facilissimo, bravissimo per la strada, però non ti tiene mai troppo sereno. E arriviamo al palio. La mossa. La mossa, sai, è particolare, accanto a cavallo la tattura sempre di traverso, un cavallo che poi anche lì c'era la difficoltà di trovare il posto al canapo, un cavallo che bisognava tu ce lo facessi girare tanto, Franco, perché fermo non ti ci stava mai, ti ci stava 1, 2, 3 minuti finché era così che controllava tutto e che non c'aveva nessuno intorno. Come poi c'era qualsiasi tipo di movimento, lo pigliava, ma poi mi si lanciava addosso al canapo, che girellavo in su e in giù, tant'è che si sono anche un po' arrabbiati, mi ci hanno ammonito, spero non la levino. E perché poi sono partito dal mio posto, sono partito proprio dal mio posto, quello che mi è stato assegnato, ho cercato qualche volta di trovare la soluzione, ma perché c'avevo il cavallo a tattura perennemente di traverso, c'era mezzo canape di sotto libero, 1 metro sotto la E lì tattura, amo. e noi si era tutti attaccati al verrocchio, e dio vabbè, rischio l'ammonizione, ci andrò io, però poi non ci sono andato, ho avuto diverse situazioni, un pochino anche di discussione con qualcuno a cavallo, il mossiere, comunque a un certo punto io dico, sì, ma ci vuole, cioè, ci può montare anche lei su questo cavallo, sì, se volete ve lo do a tutti, gestitecelo voi. Poi invece alla prima mossa, ad esempio, mi si era messo bravo bravo, se parto in quel modo e vado davanti o non giro subito o vinco il palio, perché lì ero partito a un razzo, io e Nicchio mi sembra si era partiti, e con la rapidità che aveva dimostrato per la prova il primo giro di sicuro lo facevo davanti. Allora, cosa accade a San Infatti, il Martino, primo Andrea? giro da mille una notte, forse uno dei più bei giri che ho fatto in Piazza del Campo. Con un cavallo che a quel punto era diventato la mia mountain bike, gli facevo fare quello che mi pareva, davvero, gli facevo fare quello che mi pareva, perché l'avevo preso per quello che era e avevo solo cercato di unirmici il più possibile, cioè di creare un legame forte con lui. Come si chiamano? I centauri. Volevo fare il Centauri, centauro, io sì. ci mettevo il capo e lui le gambe. Non ci è venuto tanto bene Sì. lavorare. Ma andrebbe rivista questa cosa. Ho fatto il primo giro bellissimo, un cavallo che aveva delle caratteristiche, quelli davanti che sapevo che caratteristiche avevano, cioè che il Carla Rocha ha fatto un giro meraviglioso, ma la difficoltà nelle curve l'aveva dimostrato anche prima prova. Andava grande. Raul lo conoscevo come le mie tasche e l'unica pecca che aveva era il casato, perché San Martino faceva meglio del casato. Quando ho visto la situazione lì ho fatto una traiettoria che uscì a 200 all'ora, cioè proprio ci sono entrato in velocità piena, poi lui un cavallo che ti si metteva in piega, Franco non sbagliava a mettere un piede in terra, era meraviglioso. Esco primo, provo a scappare, scappo un pino troppo, quando poi arrivo a girare Ecco perché, cioè, il cavallo ha ho fatto. sbagliato lì, perché quando Beppino mi girava indietro un cavallo, quando sbagliavo una corsa, quando sbagliavo una mossa, e scendevo e davo la volta al cavallo, mi diceva, sì, ma te dov'eri? Ora che sei uno e hai 40 anni e più, che hai vinto 6 volte il palio, che comunque sei una persona che tutti hanno ti dà soddisfazione il fatto che tutti ti cerchi, dopo lo devi portare a casa. Perché è vero, il cavallo è, però io ero lì. Me l'ha fatto male, me l'ha fatta cattivo, cioè io l'ho tenuto alto perché ci avevo in mente Non di. era recuperabile. No, no, meno male ce l'ho fatta piano piano a recuperarlo per buttarlo addosso ai materassi, se entro dentro il violo viene fuori una catastrofe, Cioè Franco. Per abbiamo me. insieme ai carabinieri. Eh sì, però cioè, i carabinieri hanno una porta aperta, non c'è la gente. Io ho tutti quelli lì che guardano al palio e il portone dietro chiuso. Facevo il gatto silvestre attaccato al muro, uguale. Quando correva dietro a Jerry. No, a Tom, che. Sì. Sicché no, lì è stato un attimo, poi sono rimasto male. Perché io fo per guardare la chioccia che era vicina all'esterno, sicché Dio sto un pochino più alto, tanto lui poi quando lo chiamo mi gira a squadra, la giraffa di dentro, Dio Raol tanto se sta basso fa sempre la curva tonda, ma perché era la caratteristica del suo tipo di galoppo. Quest'altro è andato grande al primo giro, figurati ora lo tengo un pochino alto, fa un tempo di galoppo in più, taglio, come io taglio sono dentro la cappella perché sono più alto e su per la spianata mi prendo 2 o 3 colonnini di vantaggio. Poi con il segno di sé di poi, ma con quello che è successo dopo, era vinto. Senti, e
sbatacchi né materassi, rimani a cavallo, so, tutta una dinamica e particolare. Poi ho iniziato a dargli, ma non capivo, c'ho questo tempo, da quanto hanno trovato i materassi di testa a questa maniera, ma di testa. Se l'hai piegato? Mi si è piegato il nervo, che c'avevo? Il nervo in mano che andava qua. E dicevo, boh, che prova, nel ballo stesso. E non sapevo se davo a lui, a me, non ho capito che ha fatto. Insomma, arrivo al casato, mi sembrava di riessere nel paio un'altra volta, che ho trovato in terra. Dio, ma nemmeno. O un cicasco un'altra volta. Ma aspetta. No, ci sono ciampato anch'io, sicché sono andato sul collo del cavallo. Riesco come una scimmietta a rimontare a cavallo un'altra volta, Dio, Andre. Fermi, stop. Fermati, arriva piano piano. Arrivo al parco dei Barbareschi, ma è stata una cosa, ma la ricordo come fossi ora. Arrivo al parco dei Barbareschi e vedo Riccardo Salvini e poi siamo amici, perché a quel punto tanto io avevo smesso di correre e cercavo di capire chi era davanti, non c'era nessuno a cavallo. A un certo punto vedo un nicchio e facevo così, e non vedevo cavallo. Vedo un Barbaresco della Tartua così, e io ero fa conto prima di Fonte Gaia, a Fonte Gaia. Ma che fa? Ma la Tartua. Mi giro e vedo il cavallo della Tartua così a capo per aria, che guardava come poi io guardava il cielo, non so, che lui gli passava per capo. Che gira, un altro cavallo scosso e non arrivava nessuno. E poi Nicchio, ho detto, boh, questo cavallo che c'è la Tartua è secondo che ho scosso. Ho iniziato lì a metabolizzare piano piano. Però quando sono arrivato... Ti sei fermato? Lì. No, perché anche lì ci ho pensato, mi fermo, però devi finire, non ti puoi fermare finché non scoppia il mortaretto. Sì, Dio, vado avanti, però poi c'avevo il terrore di arrivare a trovare. Sì, provo a riallungare un pochino, ma non ero più tanto convinto. No. E piano piano ho detto, senti, non scoppia il mortaretto. No, anche perché avevi fatto dei numeri discreti. Ma anche lui non era proprio a suo agio, dopo questi due inciampiate non era proprio così disinvolto. Sicché sono arrivato piano piano, sono riuscito a fermarlo, ho incrociato lo sguardo del mio cugino, che era lì tutto felice e piangeva. Però. Senti, è un cavallo da rivedere? Viene qui. Viene qui a casa, viene con il suo padrone, lo continuerà ad allenare lui, a seguire lui in provincia. Magari se mi capita una volta di farci una corsetta o ce la fa volentieri, se no il cavallo mi era entrato nel cuore, perché ormai era una sfida, Franco. Era una sfida fra me e lui, dove poi tutti e due ci siamo riusciti a mettere insieme, perché il capolavoro l'ho fatto per arrivare dove sono arrivato, cioè a essere primo con quel cavallo, ho fatto un capolavoro fino a lì. Dopo ho giocato solo. Ho fatto un fiore e ci ho cado sopra, come si dice, che poi da lì ho sbagliato. Molto probabilmente se lo ricorro lo vinco, quindi vuol dire che l'ha sbagliato.